Ciao a tutti, oggi nuovo consiglio di lettura e per l'occasione aggiorno una rubrica che si aggiorna saltuariamente. Devo beccare un libro che rientra perfettamente in questa categoria per farlo e sto parlando dei libri sciottino, quei libri che inizi e termini in un'unica seduta, vuoi per la brevità, vuoi perché scritti in un modo tale che ti inchiodano le pagine, libri su cui fare pause intermittenti è praticamente impossibili. Sono libri che però, nonostante la velocità di lettura, nonostante la brevità, rimangono. Sono dei libri che comunque stimolano il pensiero, stimolano la riflessione e danno soddisfazione. E sono felice di parlarvi di un libro molto particolare che ho letto ieri notte nell'arco veramente di un'oretta. E nonostante questo torno effettivamente a ripensarci e a farmi, diciamo, i miei trip. Un libro che trovo veramente interessante, particolare. E sto parlando di Alla gola. Alla gola è un romanzo molto peculiare dell'autore Harry Hawke, autore statunitense, di cui non avevo mai letto nulla. In Italia è stato pubblicato dalla casa editrice Mercurio, che ha un catalogo molto interessante, con un taglio anche attento a narrativa contemporanea, sperimentale e weird. La casa editrice mi ha mandato a sorpresa, perché non ero a conoscenza, una copia di questo romanzo e un po' intrigato dalla copertina, un po' così mi ha chiamato, appena ho ricevuto il pacco, l'ho aperto, mi ha chiamato e ho detto lo leggo immediatamente e non mi ci sono staccato. È un libro molto interessante perché è diciamo strutturato in un modo che sul momento lascia un attimo spiazzati. Ma appena entrate nel suo mood e nel suo taglio, finirà con veramente inghiottirvi. Infatti, Alla gola è un romanzo, ma è scritto un po' come se fosse un poema, se vogliamo. Piccole frasi staccate l'une dall'altre, piccoli paragrafi in cui pian piano facciamo è come se dovessimo compiere un puzzle riguardante il peculiare protagonista del libro. Chi è il protagonista del libro? È un puma. È un puma che vive a Hollywood, nella natura circostante, proprio alla scritta Hollywood. È un puma, diciamo, molto riflessivo, che ha uno grandissimo spirito di osservazione, ha un profondo, comunque il suo istinto da felino, da grande felino, ma allo stesso tempo è in qualche modo incuriosito e anche prova un sentimento di repulsione, per un certo punto di vista, per gli esseri umani. C'è una curiosità morbosa e anche un sentimento un po' di repulsione, di non dico di sì, diciamo che vive su questa curiosità che però ha anche un che di disprezzo. Una curiosità che lo spinge a cercare di comprendere i codici linguistici degli esseri umani. La zona in cui questo puma abita, sotto appunto la scritta Hollywood, è comunque una meta sì naturale, ma anche turistica, dove vanno spesso degli escursionisti. Degli escursionisti che parlano del più e del meno. Lui, il puma, inizia ad imparare qualche concetto base della società umana, molto spesso a comprendere, a cercare di comprendere anche determinate situazioni, determinate dinamiche della società capitalista degli esseri umani, cercando di trarre le sue conclusioni, i suoi punti di riferimento. Questo libro affascina perché? Affascina perché c'è stato un grande lavoro nella presentare la scrittura che potrebbe avere un puma, che non è antropomorfizzato, ma attenzione anche questo è un altro tema, che
cerca di raccontare una storia secondo i codici la sua storia secondo i codici linguistici degli esseri umani, ma come li ha capiti lui. Come li ha capiti lui osservando questi escursionisti e osservando le persone da cui lui si nasconde, ma che allo stesso tempo lui osserva, analizza, studia. Quindi molte cose le indovina, altre cose invece diciamo che le malinterpreta e molto spesso alcune parole le trascrive male, le capisce male. A me è piaciuto tanto il lavoro di scrittura perché appunto questo poema un po' singhiozzante funziona nella psicologia, nella logica di questo puma, perché è un po' come se avesse capito il codice linguistico e cerca di usare la lingua degli esseri umani per raccontare una storia che lui stesso nel corso del libro dice un giorno riuscirò a scrivere questa storia che state leggendo. Quindi va a singhiozzo, cioè ci sono le frasi sono compiute, però allo stesso tempo è come se fosse un esercizio, diciamo, anche di fatica per il puma raccontare questa storia, cercare di raccontare il proprio punto di vista sulla sua condizione. E lo fa appunto in un modo tale che noi riusciamo perfettamente a immedesimarci in lui, nonostante non sia un animale antropomorfizzato. Il suo ragionamento è proprio quello tipico di un puma, che è basato anche sull'istinto. Il libro stesso si apre in modo spiazzante, perché il libro si apre come non ho mai mangiato una persona, ma oggi potrei farlo. Diciamo che lui ha un suo codice morale, però allo stesso tempo ha questa fascinazione e questa repulsione verso gli esseri umani tale che si impone delle regole nonostante il suo istinto. Vuole comprendere l'assurdità di questa società umana che lui impara a conoscere nascosto. Le cose cambiano nel momento in cui divampa un incendio, i classici incendi che siamo abituati a vedere anche al telegiornale, che sono molto, che in alcuni casi sono dolosi e in altri appunto e sono anche un segnale del cambiamento climatico. Infatti il libro ha più sottotesti. Il grande primo livello è sicuramente che questo romanzo ha un taglio profondamente ambientalista, è un grido ecologico questo libro, ma non è solo questo, perché è ancora di più una riflessione sul rapporto umanità e natura e anche sull'aspetto ferino e bestiale dell'essere umano. Il puma in questo senso, pur essendo una figura presente, è molto ben delineata a livello psicologico, è chiaramente metaforica. Senza svelarvi troppo, io vi posso dire che questo incendio spingerà il puma ad attraversare questo fuoco. Non è uno spoiler perché è il primo evento scatenante che porterà a un cambiamento nella vita di questo puma e dovrà fare una scelta: diventare un essere umano, quindi antropomorfizzarsi, o diventare un animale domestico, oppure ancora diventare un cacciatore di esseri umani e rimanere fedele, diciamo, alla propria natura, che segue altre logiche. È molto bello anche il ragionamento che viene fatto qua sul cacciare ed essere cacciati. Il puma protagonista ha una complessità psicologica veramente spiazzante ed è interessante notare come la percezione che gli esseri umani hanno del puma è una percezione solamente di pericolo. Questo nonostante questo puma si trovi molto spesso nella condizione di essere cacciato dagli esseri umani. Ma il puma stesso è anche una figura, un animale, all'interno di questo romanzo, che sfugge da determinate categorie sociali degli esseri umani. Banalmente anche per il puma non significano niente
È interessante in questo senso la riflessione che viene posta sul genere sessuale. Viene posto effettivamente un punto all'interno del libro in cui c'è la modifica del genere da parte del puma in base al contesto che si trova, che è una cosa molto introspettiva, ma che allo stesso tempo, anche in questo caso, ha a che fare con la sua libertà dal punto di vista di natura e di vita. È molto interessante perché non mi aspettavo anche questo tipo di sottotesto. Ed è un libro che, se dovessimo raccontare la storia dall'inizio alla fine, lo si potrebbe veramente riassumere in una riga. Eppure, nonostante la apparente semplicità, ha tanti temi e tanti sottotesti. Devo dire che verso la fine ha anche dei momenti in cui senti una ribollente adrenalina che ti spingono effettivamente a non lasciare mai il libro. Un libro che mi ha incuriosito molto, mi ha incuriosito per la sua particolarità, ma soprattutto mi ha incuriosito per la modalità con cui è stato scritto questo personaggio molto peculiare, questo puma, il cui pensiero sta nel quando userà le sue fauci per attaccare alla gola, che è l'istinto primario dei puma in generale, dei grandi felini in generale. Possiamo dire che è quasi un thriller ecologico, introspettivo, psicologico. È anche un poema a suo modo epico, veramente curioso, e lo si legge veramente in un soffio. Non so quanto sono stato chiaro in questa recensione, fatto sta che secondo me è un'esperienza che vale la pena provare. È un romanzo sicuramente unico nel suo genere. Ma fatemi sapere voi se avete letto Alla gola oppure no, se vi incuriosisce oppure no, se vi è piaciuto oppure no. Insomma, scatenatevi nei commenti. Io ve lo consiglio, è un'esperienza che vale la pena di fare. E detto ciò, io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!